Geek, ben ritrovati miei cari avventori dell'Uisona Barcalcio. È finita 1-1 la partita al Dall'Ara questa sera contro l'Atalanta del Gasperini. Che gran peccato, perché quest'oggi, questa sera, avevamo fatto, a mio modo di vedere e valutare, una partita veramente gagliarda. Veramente gagliarda per il momento, nonostante il pareggio venuto fuori alla fine, anche per tenore dell'avversario che si è affrontato quest'oggi, che secondo me sono molto forti e lo faranno vedere in campionato. Noi oggi, questa sera, abbiamo fatto la miglior prestazione della stagione fino ovviamente a questo momento, targata Vincenzo Italiano, a cui faccio i complimenti, perché si è visto al pronti via che la squadra effettivamente dopo Monza ha trovato l'entusiasmo e la tranquillità, evidentemente questa settimana, di continuare la strada che è verso la crescita di questo Bologna. E oggi, nonostante un primo tempo che tutto sommato secondo me si è chiuso in equilibrio per quanto concernesse il gioco maturato dall'una e dall'altra compagine, ma già il fatto di riuscire a competere ad armi pari con un grande equilibrio in campo e gestione dei momenti della partita senza andare in chissà quale sofferenza, ovviamente parliamo della partita fino al momento in cui è cambiata, cioè l'espulsione di Lukumi, che l'ha inevitabilmente drogata in malo modo nei nostri confronti. Il Bologna ha fatto una partita più che gagliarda e ci ha consegnato un'ulteriore certezza, cioè che Castro è veramente un giocatore che si farà e che diventerà nel giro di, io dico, 2 o 3 anni, un attaccante probabilmente molto molto forte. Anche quest'oggi Padre Castro, Santo Castro, Santiago Castro, che cosa ha fatto? E dunque non è stata una casualità quella che si era vista contro il Monza, perché oggi si è ripetuto e secondo me per certi versi l'ha fatto anche più bello. Quindi Santiago Castro, giocatore che al 65esimo praticamente è uscito per crampi, spero, mi auguro, non per altro, giocatore che ha messo tutta l'anima in campo, cosa che non si può dire con quanto ha fatto l'entrato poi Dallinga, a cui va certo il nostro supporto, ma che anche oggi, poi lo vediamo in sede di votazione, non ha fatto per niente un buon minutaggio in termini di valutazione effettiva di quello che ha mostrato in campo, anche dal punto di vista del coraggio. Mi viene in mente quel pallone che ha ricevuto a centrocampo quando Carnesecchi era andato a battagliare sulla fallo laterale di destra e lui poteva benissimo cercare il colpo da centrocampo verso la porta, visto che il portiere non c'era, ma ha preferito non farlo. Segno che è un giocatore dal punto di vista mentale non libero e insomma ha dato poco aiuto e supporto. E invece il Bologna, devo dire, fino al 65esimo è stato in campo benissimo, ma dirò di più: nonostante la cazzata di Lukumi, che abbiamo pagato a carissimo prezzo l'espulsione che purtroppo l'arbitro ha combinato, sicuramente un arbitraggio, fatemelo dire, incerto, già al pronti via dopo neanche un minuto ha ammonito Freuler, ha consegnato una partita molto fallosa, ricca di episodi, secondo me anche da andare a rivedere in sala VAR, ed alcuni, si diceva in chat, non del tutto limpidi. Si narra ad esempio che ci potesse essere qualcosa su Beokema e dunque un rigore a nostro favore. Io non adesso ricordo l'evento, ne parlerò a mente fredda domani, ed eventualmente così dovesse essere sentirete le mie ira a tal riguardo. Detto questo, io ho visto, devo ammettere, un Bologna che mi è piaciuto questa sera. Faccio i complimenti dunque alla squadra anche per aver tenuto con coraggio dal 54esimo, no, che mi sembra 52esimo il minuto in cui Lukumi è stato espulso, fino praticamente al momento che abbiamo subito, cioè il 90esimo minuto che abbiamo subito quel gol altrettanto bello da fuori aria di Samardžić, che ci ha condannato poi al pareggio. Ma il Bologna è rimasto in campo bello concentrato su quello che bisognasse fare, che bisognava andare a fare da un punto di vista anche di equilibrio della partita, che inevitabilmente ci ha detto essere diventata difensiva. A un certo punto praticamente abbiamo fatto entrare da Casale a Erlich a Holm, praticamente ci difendevamo, sembrava, in 6 difensori. Ma era giusto anche così, eravamo in vantaggio di un gol, eravamo arrivati fino al 90esimo, è ovvio che al 90esimo, che dall'85esimo soprattutto alla fine partita 94esimo si fosse subita la furia dell'Atalanta, che giustamente mettendosi nei loro panni perdere
non ci volevano stare per lo più con un uomo appunto in superiorità numerica. Quindi alla fine siamo caduti. Avevo detto una cosa che purtroppo si è rivelata essere diventata realtà in live: bisogna evitare di fare, no, come disse a suo tempo in una cronaca partita Trappatoni, no, quando commentava Italia-Malta, Malta ha la capacità, no, come una spugna, di assorbire, ma quando appunto assorbe, cosa fa una spugna? Prima o poi perde. E purtroppo il Bologna a un certo punto ha fatto questo. Abbiamo dovuto soffrire tremendamente, abbiamo assorbito molti attacchi dell'Atalanta, che anche per bravura nostra e anche per fortuna e per non bravura loro nel centrare lo specchio eravamo riusciti ad assorbire, ma alla fine abbiamo perso una goccia e questo ci è valso il pareggio finale. Peccato, a un certo punto addirittura sembrava si potesse addirittura perdere, perché un paio di occasioni ulteriore dopo il gol fatto dall'Atalanta le hanno avute, e quindi abbiamo anche rischiato di andarla a perdere. Peccato. Peccato perché vincere oggi avrebbe voluto dire tante cose. Secondo me ci avrebbe dato e consegnato un ulteriore slancio di entusiasmo, cosa che adesso bisogna vedere, questo gol al 90esimo, che cosa consegnerà ai nostri animi, anche in vista, adesso sì che bisogna cominciare a pensarci, anche se poi nell'effettivo lo faremo da domani, però insomma in settimana, mercoledì se non erro, giocheremo contro il Liverpool ad Anfield, e sicuramente quella è una trasferta che fa paura solamente a nominarla, devo essere tremendamente onesto, e adesso non ci voglio pensare, ecco. Adesso stavo guardando le statistiche: 33% di possesso palla, primo tempo molto meglio, 46%, nel secondo tempo ovviamente condizionato dal fatto che eravamo un uomo in meno, e la cosa che mi dà all'occhio è che abbiamo fatto un tiro nel secondo tempo, un gol, ok, e un unico tiro in porta, un tiro, un gol, dopodiché l'Atalanta ha fatto 17 tiri, di cui solo 4 nello specchio e di cui gli è valso un gol. Quindi insomma, guardando le statistiche nel secondo tempo, sembra non ci sia stata partita, 5 angoli a 1 nel secondo tempo a favore dell'Atalanta, e il primo tempo invece ha raccontato una migliore gestione dell'equilibrio, anche se sotto porta arriviamo sempre un po' annebbiati, perché se è vero che nel primo tempo abbiamo fatto vedere mole di gioco offensiva, ed è sicuramente vero, ma è sicuramente altrettanto vero che la nostra fase di finalizzazione con Orsolini, con Ndoye e anche con lo stesso Castro nel primo tempo non è riuscita a sortire l'effetto di rendersi realisticamente pericolosi per andare a segnare un gol. Tant'è vero che in tutta la partita, quindi mettendo insieme primo e secondo tempo, recita 5 tiri per il Bologna, di cui uno in porta e un gol. Quindi questa secondo me è qualcosa su cui riflettere. Detto questo, ripeto, ho visto un Bologna dal punto di vista della coesione Gagliardo, un Bologna che ha saputo soffrire, un Bologna che ha saputo mantenere fino alla diciamo parità numerica bene il campo contro una squadra che sulla carta certamente ha qualcosa di più di noi, è indubbio, però per come si è messa possiamo dire forse è andata anche bene così, perché poi alla fine potevamo anche perdere, però per come sappiamo stava andando è un rammarico, perché la stavamo portando a casa ed è sempre difficile accettare quando accadono queste cose. Pagelle. Skorupski, incolpevole sul gol, aveva fatto una grandissima parata nel primo tempo. Io gli do 6,5, perché sul gol per me è incolpevole. Cioè, ha fatto una gran castagna a Samardžić. Likoyannis, ma anche spinto. C'è spinto, insomma. È stato da 6, dai. È stato anche bravo. Lukumi, cosa vuoi dare? Lukumi ha rovinato la partita. 4,5. Beukema invece ha fatto una partita molto gagliarda, secondo me gli do 7. Posch, secondo me si sono visti passi in avanti anche da parte sua in questa partita, oggi aveva dei clienti certamente non facili sulle corsie, no? Quindi Lukman è un argomento tremendamente difficile, il 6 più glielo voglio dare. Fabian, male, gli do 5,5. Freuler, a me è piaciuto, 6,5. Ebischer, 6/6+. Orsolini, purtroppo uscito dalla partita subito, ha fatto una giocata nel primo tempo dove è stato egoista, aveva saltato anche l'uomo, ma invece di metterla al centro, che sarebbe valso secondo me l'1-0 e l'assist che l'avrebbe fatto giocare con mente più distesa, è stato egoista e poi si è letteralmente spento. Orsolini è un giocatore che io ho tantissima paura.
4 e mezzo. 5, dai. 5, voto 5. Ndoye è sempre, da un punto di vista di mole di gioco che si crea offensivamente parlando, il più importante. Guai che non ci sia, però ragazzi, come abbiamo detto in live, se solo avesse la fase finalizzativa forse non sarebbe neanche a Bologna, perché se è tanto bravo a creare negli spazi delle occasioni è veramente la luna e il sole per quanto concerne poi la fase di conclusione, dove va quasi sempre a scialacquare quello che di buono fa prima. Voto 6 e mezzo. Castro, una roba che un giocatore che ti fa quello che ti stava per condurre ad una vittoria incredibile, non puoi che dargli 7 e mezzo, uscito con crampi, speriamo solo quelli. Quelli che sono entrati, Urbanski, per me prova positiva, 6 e mezzo, mi è piaciuto. Urbanski ha fatto molto meglio di Fabian, bisogna dirlo. Casale, prova positiva, secondo me ha fatto delle buone chiusure, lo voglio premiare con un 6 e mezzo. Dallinga non mi è piaciuto. Dallinga gli do 5 perché è entrato in campo non col piglio giusto, lo voglio vedere cattivo, io di cattiveria non ne ho vista, non mi è piaciuto. Voto 5. Erlich gli diamo, cosa diamo? Erlich e Olme gli diamo 6. Vincenzo Italiano gli do 6 e mezzo. L'ha preparata con un certo credo. Stava andando anche in porto. Io oggi non mi sento di gettare croce addosso a quanto ho visto in campo, era auspicabile sotto un certo punto di vista vedere un Bologna come quello che abbiamo visto, perché dopo Monza volevamo un'altra prova comunque che potesse dare continuità non solo di prestazione a livello, anche di risultati. Ci stavamo quasi per riuscire, purtroppo non ci siamo riusciti nei fatti. Adesso vediamo come reagiremo. Ci abbiamo Anfield, ci abbiamo il Liverpool, poi ci avremo, se non erro, il Parma, quindi il derby dell'Emilia. Sono partite da pensare ovviamente in maniera diversa in ambiti e in momenti diversi. Adesso ci abbiamo la testa purtroppo rammaricata per quanto alla fine abbiamo racimolato, forse da spettatore neutro. Adesso parlo anch'io un attimo da tifoso, domani l'analizzeremo con più calma. Da spettatore neutro, forse il pareggio, per quello che si è visto e anche per quello che si può leggere dalle statistiche, è il risultato più giusto. È andata così, ragazzi, c'ho molto rammarico, peccato. Peccato, peccato, perché ci avrebbe dato, secondo me, la vittoria questa sera una luce proprio nell'anima diversa, anche per andare ad Anfield ad affrontare la sfida che stiamo per accingerci ad affrontare. Comunque, testa alta, abbiamo preso un pareggio contro l'Atalanta, peccato perché mi viene da dire, non riesco a non dire peccato, perché poteva essere la quarta vittoria consecutiva contro l'Atalanta, potevamo dare seguito a quanto fatto l'anno scorso, che in due occasioni le abbiamo vinte entrambe. Due anni fa la seconda partita l'avevamo vinta. Cazzo, peccato, peccato. Adesso l'analizzeremo a mente fredda domani con anche le dichiarazioni dei protagonisti. Voglio sapere la vostra, carissimi, box commenti a vostra disposizione, campanaccio pastorale sempre attivo, fate sta robina qua, iscrizione, condivisione, mi piacino, che domani la si torna ad analizzare. Andiamo a dormirci sopra, anche se adesso mi vado a fare una camomilla, ragazzi. Peccato, peccato, ma che gol ha fatto però. Padre Castro, Santo Castro, Santiago Castro, che zugador, speriamo però di godercelo noi, il giocatore che diverrà, e non che lo stiamo allenando per qualche d'un altro, perché bisogna parlarsi poi anche chiaro.